Ciao a tutti, Fiore dell'Etera, cityproject.it, domenica 11 maggio per il BMW i3 Tour, siamo a Torino in Piazza Carignano, in contemporanea col Salone Internazionale del Libro. Sono qui in macchina, questa volta con Michele Ficcara, direttore di Assodigitale.it. Ciao a tutti ragazzi. Beh, insomma, ti interessi digitale, ovviamente il vostro sito riveste tutti tanti ambiti della nostra vita che sono esatto. In cui entra il digitale, ma so che volevi parlare in particolare di alcune cose. Sì, esatto, perché diciamo che quello che ci piace e che ci interessa è spiegare come la tecnologia può essere utile alla persona, quindi non tanto le complessità tecnologiche, i megahertz, i megabyte, ma quanto poi la tecnologia ci sta migliorando la vita, come in questo caso che siamo tra l'altro su una splendida auto elettrica. Tra l'altro non so se riuscirò a parlare e a guidare insieme, perché il mio neurone oggi combatte tra la bellezza di questa macchina e la voglia di raccontarvi qualcosa, ma ci proviamo. Dobbiamo soltanto ricordarci di parlare forte perché fa molto caldo. Ma naturalmente il ventilatore dà fastidio allo streaming, quindi abbiamo i finestrini aperti. Ecco. Quindi tra un po' se ci vedono sudare copiosamente c'è un motivo. Esatto. Esatto. Quindi insomma parliamo in sostanza di quello che vengono chiamate le cosiddette insomma wearable technologies. Esatto, per usare un termine complesso, le wearable technologies, usare un termine più semplice, quelli che adesso vedete tra l'altro le ultime novità, che sono quei tipo braccialetti, quei sensori, quelle robe di plastica colorate molto carine anche che cominciamo a indossare, ma che in realtà non è solo una questione di moda, ma è anche qualcosa che ci può fare molto bene. Perché questo? Perché questi oggetti, tra l'altro ne indosso uno anch'io, vedete, ce l'abbiamo qua, non so se si vede, questo oramai è anche un po' vecchio, però come dire è stato il primo. Avevo deciso se fosse una chiavetta insomma particolarmente voluta. Esatto. O un oggetto così, un ninolo fashion lifestyle eccetera. No, questo è un device della Nike. Cos'è questo? Questo è il famoso Nike Plus, che è stato il primo dei capostipiti dei wearable, diciamo, per il mondo del benessere, del fitness, e fondamentalmente tu te lo porti sempre addosso, anche quando dormi, anche quando ti fai la doccia, è totalmente impermeabile eccetera. E che cosa fa? Ti permette di misurare tutta la tua attività fisica. Quindi, da che punto di vista? Dal punto di vista di quanti passi fai, di quante calorie consumi e soprattutto di quanto ti dà un punteggio, sono i famosi fuel, tra l'altro punti Nike, che ti dice quanto sei attivo. Tra l'altro la Nike su questo ci fa anche la anche. No, ma questo no, ce ne sono altri che mi rimproverano. E mi dice quando sono stanco, esatto. Prima che me ne accorga. Esatto, diciamo che serve a capire qual è innanzitutto il tuo livello di efficienza fisica, quindi rispetto alla tua età, al tuo peso, alla tua attività quotidiana, quanto sei pigro e quanto sei attivo, e poi chiaramente se vuoi, non è obbligatorio, metterti dei nuovi obiettivi, quindi avere invece che fare solo 2000 punti al giorno, fare magari 3000, 4000, che vuol dire che devi correre, devi camminare, devi magari invece che fare prendere l'ascensore fare un po' di piani a piedi in più, quindi magari le scale della metropolitana o degli autobus le fai a piedi invece di prendere la scala mobile.